Cefarati, assessore neo, assessore alla Regione Molise, o meglio da pochi giorni, presenza istituzionale della Regione che ovviamente nella festa di Sant'Anna, che vuol dire molto per Ielsi e per l'intera comunità del Fortore, chiaramente è vicina. Ma innanzitutto partecipo con estremo piacere, perché non ricordo più quanti anni consecutivi ho partecipato a questa manifestazione, perché la mia vicinanza, essendo stato amministratore a Campodipietra, ha fatto sì che partecipassi con continuità a questa manifestazione. Oggi con un ruolo differente, ma sempre con estremo piacere e sempre con l'idea che manifestazioni del genere devono essere valorizzate e la Regione deve tenere presente assolutamente questo tipo di manifestazioni, che vanno sostenute anche economicamente. Ecco, la giunta in pratica è al momento, ad oggi, almeno ancora in corso di completamento, possiamo usare questo termine, sulla cultura. Per quanto riguarda la cultura e anche la promozione del territorio, finora si è seguita una strada. Secondo lei si prosegue su quella via oppure c'è qualche idea in campo? Ma innanzitutto vediamo le future assegnazioni che il Presidente Roberti darà per quanto riguarda le deleghe. Per il momento la delega alla cultura, al turismo non è stata affidata a nessuno, chiaramente credo che è questione di ore o forse di qualche giorno, e vedremo come affrontare la questione. Io sto affrontando le questioni del bilancio, che in questo momento ovviamente sono collegate anche a tutte le altre voci delle realtà regionali. Dovrò trovare anche i fondi necessari, perché manifestazioni come questa di Sant'Anna, che ormai ha più di 200 anni, o altre manifestazioni interessanti che si stanno tenendo in questi giorni nella Regione Molise, possano trovare un sostentamento giusto per proseguire quelle attività. Chiaramente la manovra finanziaria che andremo a fare è una manovra che ci impegnerà in queste settimane, in questi giorni, però credo che le situazioni le dobbiamo riprendere uno a uno, ci vuole un po' di pazienza e tanta buona volontà anche da parte dei cittadini molisani. Ecco, lei ha detto bene, un'ultima domanda sul fatto del legame e la vicinanza al territorio. Ci sono molti sindaci della zona, dell'area del Fortore soprattutto, ma ci sono anche carri per esempio di gemellaggio con la comunità di Nettuno. Valorizzare il territorio serve anche poi a rinsaldare anche la filiera istituzionale. Ma assolutamente, queste manifestazioni voglio dire che hanno collegamento con altre realtà regionali. Tu hai fatto riferimento a Nettuno, ma sono in rappresentanza anche altri comuni del Beneventano o della provincia di Foggia. Servono anche a portare gente a conoscere le nostre realtà e quindi creare quel movimento turistico di cui abbiamo assoluta necessità. Per cui bene fa Ielsi ormai da anni, come da tradizione, ad avere collegamenti con altre realtà italiane. E credo che anche questa forma di turismo e di manifestazione deve essere coltivata con l'attenzione particolare da parte della Regione Molise. Allora, signora Stefania, quest'anno ha organizzato e realizzato il carro con il suo bambino. Hanno scelto Pokémon. Sì, come ogni anno scelgono loro il tema e insieme ci aiutano e quindi contribuiscono anche loro. Sono cuginetti e quindi siamo tutti quanti insieme. E niente, abbiamo realizzato nel piccolo questo Pokémon Pikachu. E io li conosco poco perché non li guardo. E niente, lui è... Come si chiama il personaggio? Ash. Come si chiama il personaggio? Ash. Ma veramente avete aiutato mamma oppure ha fatto tutto da sola? Diciamo la verità. L'abbiamo un po' aiutata. E come mai la scelta di questo personaggio? È perché è bello il cartone e abbiamo pensato a questo personaggio, ai Pokémon. E quanto tempo ci è voluta per realizzarlo? Un po' di giorni. E invece quel carro ti sei divertita?
Sì, molto, mi sono divertita. Quindi possiamo dire che queste tradizioni sono anche, ecco, un modo per stare insieme? Sì, assolutamente, assolutamente. Si sta tutti quanti insieme, si collabora, si decide come realizzare le cose, come, e quindi è un'occasione per stare insieme. E soprattutto suppongo che è bello, insomma, trasmetterlo alle nuove generazioni. Assolutamente, perché loro ci tengono tanto, lo fanno già da diversi anni, a parte negli ultimi anni che c'è stato il Covid, hanno sempre partecipato fin da piccoli, quindi sono proprio loro che ce lo chiedono. Noi siamo fieri perché diamo la possibilità ai nostri bambini di continuare questa fantastica tradizione. Mi emoziono perché Sant'Anna per noi è qualcosa di veramente importante. Ecco, cosa significa per lei questa giornata? Non partecipare sarebbe stare male, quindi per chiunque, per chi è di Elsi, tutti quanti vogliono stare questo giorno qui e contribuire, contribuire alla processione. Non ve lo so spiegare. Un suo compaesano ci ha detto che voi il tempo non lo misurate con il 1° gennaio, il 31 dicembre, ma per voi l'anno viene prima e dopo Sant'Anna. Conferma? Assolutamente, assolutamente. Per noi Sant'Anna è il nostro. Nell'anno pensiamo al 26 luglio, è la prima data che pensiamo. Sì, assolutamente sì. Allora, buon Sant'Anna. Grazie, grazie a voi. Lorenzo, quest'anno il carro è stato realizzato da te, tua mamma e tuo fratello. L'avete intitolato I chiaroscuri di Lorenzo. Perché i chiaroscuri? Beh, ecco, perché ho usato chicchi di diversi colori e li ho usati così, mettendoli in padella. Quindi quelli più scuri, i chicchi di riso più scuri, sono scuri perché appunto sono stati cotti, diciamo, in padella. Esatto, e quindi ho realizzato le sfumature. Cosa rappresenta questo quadro? Vediamo dei personaggi famosi? Sì, famosi in tutto il mondo. Ma chi l'ha deciso? L'avete deciso insieme oppure tu? L'ha deciso mia madre. Quindi a tua madre piace la pittura? Esatto, in effetti lei insegna storia dell'arte. E tu hai anche una maglietta con un quadro famoso. Sì, esatto. E dietro c'è la maglia con il quadro che io e mio fratello e mia madre abbiamo rappresentato. Come vivete questa giornata in famiglia? Bene, molto bene, pure se mio fratello sta con la scuola del carro. Quindi tuo fratello ha fatto proprio la scuola del carro, che è una scuola che suppongo farei anche tu appena inizierai le scuole medie. Sì, esatto.